Buongiorno, mi chiamo Silvano Fineschi, sono un astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino. Oggi vi parlerò del Sole e di che cosa implica convivere con una stella, la nostra stella più vicina. La disciplina che studia il Sole è denominata eliofisica, è un termine che è stato coniato recentemente, solo nei primi anni Ottanta, per indicare la fisica di tutto il Sole e dal centro alla corona solare, come vedremo, è l'atmosfera più esterna del Sole. Il significato poi si è esteso per comprendere anche la fisica dell'eliosfera, cioè lo spazio intorno al Sole e la corona solare, e in linea di principio anche lo shock, ovvero dove il vento solare incontra il mezzo interstellare, con esclusione di pianeti e altri corpi condensati, tipo degli asteroidi o pianeti minori. Successivamente questo termine è stato utilizzato anche per includere lo studio non solo delle eliosfere, ma anche degli oggetti che interagiscono con esse, come le atmosfere planetarie, la magnetosfera, la corona solare e il mezzo interstellare. Infine, ultimamente, il termine è strettamente collegato anche allo studio della cosiddetta meteorologia spaziale e dei fenomeni che incidono su essa e sulle conseguenze sulla climatologia non solo del nostro pianeta, la Terra, ma anche dei pianeti del Sistema Solare. Sfatiamo alcuni luoghi comuni sulla fisica solare, che il Sole, per esempio, è così vicino che è stato studiato da sempre, quindi si sa ormai già tutto sul Sole. Sbagliato. Ci sono moltissimi problemi ancora aperti in fisica solare, tra cui i più importanti sono la comprensione del ciclo solare, vedremo, il riscaldamento della corona solare, cioè dell'atmosfera più esterna, del Sole, nella quale tra l'altro tutti i pianeti, incluso la Terra, ovviamente sono immersi, l'origine delle eruzioni solari, l'origine del vento solare, l'evoluzione interplanetaria e le eruzioni solari. Un altro luogo comune è che il Sole, dal momento che è qui vicino, è facile da osservare e la sua osservazione è alla portata di tutti. Anche questo è sbagliato. Questo è certamente vero per osservazioni a scopo divulgativo, ma per la ricerca sono necessarie risoluzioni spaziali e temporali sempre più spinte e telescopi con uno specchio fino a 4 metri di diametro dalla Terra, oppure con specchi più piccoli ma al di fuori dell'atmosfera terrestre che osservano diverse bande spettrali, come vedremo. Infine, un altro luogo comune è che il Sole, dal momento che è vicino, non ci sono problemi di intensità della radiazione. In effetti, anche le osservazioni della debole corona solare, in particolare della parte polarizzata della radiazione, richiedono tempi di esposizione molto lunghi, anche per più di un'ora, in zone poco brillanti, chiamate appunto buchi coronali polari. Quindi la comprensione del Sole e dell'eliosfera e degli ambienti planetari è un problema che va visto come un singolo sistema interconnesso tra Sole con la sua attività, in questa rappresentazione artistica appunto vediamo uno spaccato del Sole con il nucleo, la zona radiativa, quella convettiva, e
fenomeni dovuti al campo magnetico generato dall'effetto della dinamo solare, esplosioni solari, ne vedremo alcuni filmati ripresi dallo spazio, e la creazione di shock quando queste esplosioni incontrano il mezzo interstellare. E la propagazione di questi shock, di queste tempeste solari, ovviamente interessano i pianeti del Sistema Solare e in particolare anche la Terra, che è protetta da un suo campo magnetico che deflette le particelle cariche che compongono appunto la massa di queste espulsioni. Eiezioni di materiale coronale. Lo studio del Sole ha diverse motivazioni. Innanzitutto, le più immediate, appunto, siccome dobbiamo convivere con questa stella, le relazioni con il clima terrestre, la meteorologia spaziale, come ho accennato. Qui vediamo per esempio gli effetti delle esplosioni solari sull'atmosfera terrestre, una manifestazione spettacolare di questa interazione tra le particelle cariche delle eruzioni solari e l'atmosfera terrestre, sono le aurore boreali e australi. Inoltre, il Sole è una sorta di stele di Rosetta relativamente facilmente accessibile per lo studio, che può fornire informazioni sui meccanismi di funzionamento delle stelle. Infine, il Sole è un laboratorio di fisica del plasma che permette di raggiungere densità e temperature che in laboratorio ovviamente non sono raggiungibili. Per esempio, in questo grafico si sono raccolti alcuni fenomeni con diverse temperature e diverse densità. Fenomeni sia di laboratorio, per esempio il tokamak per il confinamento magnetico del plasma per raggiungere la fusione in laboratorio, il nucleo solare dove questa fusione avviene in maniera naturale e sono rappresentati l'atmosfera esterna del Sole, la corona, per esempio, appunto, il plasma, ovvero le particelle cariche della corona, hanno una densità dell'ordine di 10 alla 15 particelle cariche per metro cubo e una temperatura di circa 1 milione di gradi. Tra l'altro, per esempio, con densità molto più alte nel nucleo solare, 10 alla 33 particelle cariche per metro cubo, la temperatura del core è solo un ordine di grandezza, circa decine di milioni di gradi, più calda della corona solare. L'aurora, per esempio, è molto più fredda e con delle densità inferiori. Il motore del Sole si trova al suo interno e sostanzialmente è una combinazione di attrazione gravitazionale e di reazioni di fusione nucleare. Quindi l'attrazione gravitazionale porta a una compressione del plasma fino a 250 miliardi di atmosfere, si raggiungono temperature dell'ordine di
15 milioni di gradi, e le reazioni nucleari appunto sono a queste temperature, pressioni e densità, 10 alla 24 particelle cariche per centimetro cubo, sono appunto la sorgente d'energia del Sole. Il nucleo gassoso, che occupa un quarto del diametro del raggio solare, un 64esimo del suo volume, ed è circa la metà della massa in totale del Sole, è gassoso. I nuclei sono completamente ionizzati, date le alte temperature, ed è caratterizzato dalla produzione di energia nucleare, il 99% dell'energia con il ciclo protone-protone, ovvero due particelle pesanti, di solito appunto un protone, e due protoni collidono con sufficiente energia da superare la repulsione elettrostatica e interagiscono su scala nucleare. Le reazioni nucleari avvengono in regioni stellari con alta temperatura, appunto superiori ai 15 milioni di gradi, ad alta densità. Sostanzialmente è l'energia gravitazionale che fornisce l'innesco per queste reazioni nucleari e contrasta il collasso gravitazionale del plasma. Più in dettaglio, appunto, il ciclo protone-protone genera dei atomi di elio. E questi atomi di elio, collidendo con protoni, creano degli atomi di elio 3 che a loro volta, fondendosi, generano un atomo di elio e rimettono in circolo altri due protoni che vengono di nuovo riutilizzati in questo ciclo di fusione dell'idrogeno. Questo ciclo, chiamato appunto protone-protone, genera circa 1,2 mega electron volt. Un electron volt sono circa 1,6 per 10 alla meno 19 joule. Il ciclo continua appunto fino alla fusione di due atomi di elio 3 che a loro volta fondendosi creano un atomo di elio e i due elettro due, pro due, a due protoni vengono rimessi in circolo per continuare questo ciclo di fusione. Tutto questo ciclo in realtà impiega sull'ordine dei 1 milione d'anni e l'86% dell'energia è prodotta da questo ciclo. Ci sono altri due cicli in cui interagiscono il litio e il berillio come prodotti intermedi, e poi il boro e il berillio come prodotti finali. Questi tre cicli sostanzialmente generano il 99% dell'energia che viene prodotta dal Sole nel suo nucleo. Quindi vediamo di fare un viaggio dall'interno del Sole, che appunto è un globo di plasma caldo, tenuto insieme, come abbiamo detto, dalla gravità, e che ricava energia dalle reazioni nucleari. Uno studio del suo interno, può essere, portato avanti grazie alla cosiddetta eliosismologia, ovvero l'osservazione dei moti di oscillazione di questo plasma, qui divisi in moti longitudinali e latitudinali. Sostanzialmente è un po' come si studia all'interno della Terra attraverso la sismologia, ovvero le onde
che si propagano all'interno, nel caso del Sole, del plasma. In questo movimento di oscillazione, il campo magnetico viene generato attraverso un meccanismo di dinamo che crea una polarità magnetica nord-sud che si inverte ogni 11 anni. E questo è il cosiddetto ciclo di attività solare che ha manifestazioni visibili attraverso le macchie solari che aumentano, le tempeste solari e emissioni di massa coronali, cioè eruzioni di protoni ed elettroni. In questa serie di immagini ottenute dallo spazio nella banda dell'estremo ultravioletto, ovvero dell'ordine dei 100 angstrom, vi ricordo un angstrom sono 10 alla meno 8 centimetri, potete vedere come nel ciclo di 11 anni ogni immagine è stata acquisita a un anno differente, si ha un'attività evidente di macchie solari e di dovute al campo magnetico che poco a poco durante l'inversione del campo magnetico diminuisce e riprende poi per i successivi 5-6 anni per poi ricominciare. Questo ciclo solare è stato osservato fin dai tempi di Galileo che ha effettuato le prime osservazioni del Sole con una strumentazione ottica, il suo telescopio. Esempio dell'attività dovuta al campo magnetico generato da questi moti di oscillazione e di rotazione della stella. La stella Sole appunto ruota intorno al suo asse con un periodo di circa 29 giorni, cioè circa un mese. Questa rotazione genera un effetto dinamo con il plasma composto da particelle cariche che creano delle correnti in queste rotazioni. Le correnti generano il campo magnetico. Il campo magnetico ha un effetto su queste particelle cariche e in questo gioco reciproco si hanno appunto le manifestazioni di tempeste solari osservate per esempio in questo video. Potete vedere appunto un'emissione esplosiva di queste particelle. Questa è la corona osservata sempre dallo spazio con dei cosiddetti coronografi che bloccano la luce del disco solare rappresentato da questo cerchietto con un occultatore in modo da osservare l'emissione, in questo caso di luce visibile, che è un miliardo di volte meno intensa della luce solare del disco. E quindi per poter essere osservata la corona solare ha bisogno di questi particolari strumenti che creano sostanzialmente un'eclisse artificiale, come quando la Luna si frappone tra la Terra e il Sole ed è possibile addirittura osservare ad occhio nudo la corona solare. Come vedete appunto in questa movie, questi sono dati effettivi. Da una riorganizzazione del campo magnetico vengono espulse le particelle,
che viaggiano nello spazio interplanetario fino a raggiungerci questo rumore che si osserva è dovuto ai protoni e gli elettroni carichi appunto delle eruzioni solari che impattano sul rivelatore che si trova nella sonda spaziale che ha ottenuto queste osservazioni. Potete vedere in quest'altra animazione appunto il coronografo in orbita tra la Terra e la Luna in un punto chiamato appunto Lagrangiano 1. In realtà a volte si trova anche al di là dell'orbita lunare, circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. In questo punto l'attrazione gravitazionale del Sole e della Terra si equilibrano e quindi la sonda può rimanere in librazione osservando continuamente il Sole e in particolare anche le sue manifestazioni di tipo eruttivo, come vedete in questo filmato. Vi faccio notare, tra l'altro, che si possono vedere i pianeti, questo è Venere, attraversa il campo di vista del telescopio. Quindi queste esplosioni solari si espandono attraverso tutto il sistema solare, l'eliosfera, fino ad incontrare il mezzo interstellare, che a sua volta ha un suo vento che incontrando il vento solare crea un fronte d'onda, uno shock che deflette le particelle cariche, questa volta provenienti dal mezzo interstellare. Alcune di queste particelle riescono a penetrare nel campo magnetico eliosferico, cioè del sistema solare, e queste particelle sono rilevate come raggi cosmici, per esempio sulla Terra. L'osservazione del Sole si è spinta appunto dal Sole stesso fino a tutta l'eliosfera. Qui potete vedere appunto come le osservazioni del disco solare che si estendono tramite i coronografi alla corona fino a Mercurio e alla Terra, in questa proiezione particolare, ve la faccio rivedere. Quindi questo è un montaggio di diverse osservazioni, diverse immagini dal Sole alla corona fino alla Terra, rappresentate in questa rappresentazione distorta in modo da poter vedere in un unico pannello con scale angolari diversissime dalla superficie del Sole alla corona fino all'eliosfera i pianeti e la Terra. In questa rappresentazione che appunto va dalla superficie del Sole. La superficie si intende ovviamente non una superficie solida, ma dove il fotone generato all'interno del Sole, come abbiamo visto, attraverso le reazioni nucleari di fusione protone-protone, questo fotone, dopo essere stato assorbito e rimesso all'interno del Sole diverse volte e emergere dopo milioni di anni di viaggio dal suo interno fino all'esterno, può viaggiare liberamente senza più essere assorbito e riemesso dalle
dal gas ad alta densità, come abbiamo visto, dell'interno del Sole. Quindi viaggiando liberamente raggiunge la cosiddetta superficie del Sole per poi propagarsi il fotone dalla corona e raggiungere la Terra dopo 8 minuti. Le masse coronali cariche, di particelle cariche nelle eruzioni solari, che sono appunto, energizzate dal campo magnetico, raggiungono la Terra dopo diversi giorni di viaggio a velocità, ecco, vedete qui una, a velocità che raggiungono fino ai 1000 km al secondo. Quindi qui proprio potete vedere la interazione tra la nostra stella e i pianeti del sistema solare. Questo è Venere e questa è la Terra. Questa è emissione di luce visibile da parte di elettroni, appunto, che sono stati eiettati attraverso la riorganizzazione del campo magnetico sulla superficie solare nella corona, e viaggiando poi attraverso la eliosfera più interna, cioè interna rispetto ai pianeti, raggiunge i pianeti stessi e la Terra. In questa visione di interazione tra Sole e pianeti, qui vedete un modello di Coronal Mass Ejection, quindi questa è una visione dall'alto, diciamo così, del sistema solare, il Sole, la Terra. Non solo i pianeti sono rappresentati, ma questi quadratini sono le sonde spaziali che permettono queste misure sul luogo delle densità, energie delle particelle che si propagano, seguendo questi percorsi di linee di forza del campo magnetico che si arrotolano in questa forma spirale, in quanto appunto, come abbiamo detto, il Sole ha la sua rivoluzione che quindi deforma, una sua rotazione che quindi deforma le linee di campo magnetico. E quindi una eiezione, un'eruzione solare, qui vedete in questo modello. Sostanzialmente si propaga attraverso queste linee di campo magnetico, disturbandole e interagendo con i pianeti. Questo modello è un modello basato su misure, come abbiamo detto, ottenute da sonde che sono disposte a diverse posizioni e distanze nel sistema solare. Grazie alla protezione magnetica della nostra Terra, noi siamo schermati, la Terra, la superficie terrestre è schermata da non solo i raggi cosmici, come abbiamo visto, ma anche dalle particelle cariche delle eruzioni solari. In questa animazione potete vedere appunto la superficie del Sole con una eruzione solare che si propaga, abbiamo visto con dati reali, attraverso la eliosfera, impattando nel campo magnetico terrestre che ci protegge, viene deflessa. Alcune particelle riescono a penetrare nel campo magnetico terrestre, dove le linee di forza del campo magnetico terrestre sono aperte, cioè nei poli. Queste particelle cariche delle eruzioni solari
vengono convogliate appunto nei poli e terrestri e impattando l'atmosfera terrestre, che è sostanzialmente l'ultima linea di difesa della Terra, fanno fluorescere gli atomi di ossigeno dell'atmosfera terrestre, producendo fenomeni spettacolari quali le aurore boreali australi. La Terra è il pianeta solido con il più intenso campo magnetico, per nostra fortuna. Per esempio, Marte non ha un campo magnetico paragonabile a quello terrestre e nella sua storia, per esempio qui 4 miliardi di anni fa e a diversi tempi dalla sua formazione, l'acqua che chiaramente era presente su Marte è sostanzialmente evaporata. Evaporata perché il vento solare, le tempeste solari hanno sostanzialmente spazzato via l'atmosfera marziana, riducendo la pressione e quindi a tutti gli effetti facendo bollire l'acqua presente su Marte, che ora ormai evaporata si trova o congelata nelle calotte polari o nel permafrost sotterraneo. Quindi, per convivere con una stella bisogna avere diverse qualità, essere alla distanza giusta. Qui vediamo le distanze a cui si trovano i pianeti del Sistema Solare in scala logaritmica e in quest'asse delle ordinate troviamo le masse stellari a cui diversi sistemi solari si possono trovare a orbitare. Nel caso del Sole, che è fissato appunto a una massa solare, vediamo che la cosiddetta zona abitabile nella zona abitabile del Sistema Solare, solo la Terra e marginalmente Marte si trovano in questa zona. Una zona che dipende dalla distanza dalla stella a cui si trova il pianeta, che deve essere tale da garantire che ci sia acqua liquida e deve ruotare intorno al proprio asse in modo da non il pianeta presentare sempre la stessa faccia alla sua stella, una superficie solida, un'atmosfera. Abbiamo visto l'ultima linea di difesa del pianeta nei confronti di emissioni di particelle cariche da parte della sua stella e ovviamente il campo magnetico, che è la difesa più efficiente. Come abbiamo visto, nel caso di Marte, essendo assente, fatto sì che tutta l'acqua, che sicuramente era presente all'origine, sia evaporata o sia ormai congelata nel permafrost o della superficie o sotto la superficie o nei poli. Quindi, per esempio, con stelle di massa inferiore, la distanza deve essere, per rientrare nella zona di abitabilità, deve essere più vicina alla stella. E per stelle con massa maggiore, ovviamente, bisogna allontanarci. Quindi questa è la zona, questa banda gialla, abitabile in cui un pianeta come minimo deve trovarsi per poter avere sostanzialmente acqua liquida e una possibilità di ospitare vita così come noi la conosciamo. Queste immagini che vi ho mostrato, a parte le animazioni e i modelli, sono stati ottenuti grazie a strumenti per l'osservazione del Sole.
nelle diverse finestre ottiche, in particolare nell'ultravioletto, sono possibili dallo spazio, appunto perché il sottile strato dell'atmosfera, soprattutto l'ozono, assorbe l'emissione ultravioletta del Sole, che quindi non si può osservare dalla Terra, ma dallo spazio. Da terra, i telescopi solari più moderni sono lo European Solar Telescope, che avrà un'apertura di più di 4 metri, è ancora in fase di progettazione. E poi negli Stati Uniti, inaugurato l'anno scorso, il Daniel Inouye Solar Telescope nelle isole Hawaii, circa 3.000 metri sulla Leucala Maui, e anche questo telescopio ha un diametro di circa 4 metri. Come vedete, sebbene appunto il Sole sia una stella molto vicina, c'è bisogno di telescopi molto grandi per raccogliere il numero di fotoni di luce necessaria per avere le risoluzioni spaziali e temporali necessarie per lo studio dell'attività solare. Dallo spazio le prime osservazioni si sono svolte dopo la Seconda Guerra Mondiale, utilizzando missili sviluppati appunto durante la guerra. E qui potete vedere in basso a destra una delle prime immagini dell'emissione di raggi X dal Sole. E dagli anni 60 fino ai nostri giorni, quindi c'è stata una continua successione di missioni spaziali. Qui vedete appunto la loro data di lancio, la loro durata, e alcune missioni, tipo appunto il Solar Orbiter, che è stato lanciato l'anno scorso, e ha a bordo un telescopio costruito in Italia con la guida appunto dell'Osservatorio Astrofisico di Torino per l'osservazione del Sole a distanza più ravvicinata. L'osservazione del Sole dallo spazio è stata svolta in maniera pionieristica dallo Skylab, la prima stazione spaziale negli anni 70, che ha ospitato astronauti che hanno fatto osservazioni appunto dell'emissione a raggi X del Sole, e il Solar and Heliospheric Observatory, lanciato nel 95 e che è ancora operante. Alcuni strumenti, tuttora, altri strumenti invece a bordo di questa sonda non sono più operanti. Qui vedete un'immagine appunto dell'emissione a 195 angstrom dello ione di ferro ionizzato 11 volte. Come avevo accennato, il Solar Orbiter è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la NASA, che è stato lanciato un anno fa, e la particolarità di questa sonda è di raggiungere una distanza dal Sole che è circa un terzo della distanza Sole-Terra, una unità astronomica, con un'orbita molto ellittica, quindi con un perielio di circa 0,3-0,28 unità astronomiche, cioè un terzo della distanza Sole-Terra, e quasi nell'afelio una distanza pari a quella della Terra. La novità, oltre appunto di osservare il Sole a una distanza più ravvicinata, è che negli anni la sua orbita si inclinerà sempre di più rispetto al piano di
orbita dei pianeti chiamata l'eclittica, e questo permetterà per la prima volta l'osservazione dei poli del Sole. Questo permetterà appunto lo studio del campo magnetico solare, che come abbiamo visto è uno dei motori fondamentali dell'emissione di particelle cariche, il cosiddetto vento solare, e delle sue tempeste con eruzioni appunto di particelle cariche. Quindi dalle osservazioni di missioni spaziali si avranno informazioni per raffinare i nostri modelli di previsione del tempo spaziale, cosiddetto, cioè della meteorologia spaziale. E a sua volta queste previsioni potranno essere utilizzate per pianificare le operazioni, soprattutto del Solar Orbiter, che appunto trovandosi tra l'altro appunto lontano dalla Terra e quindi lontano dalla protezione, come abbiamo visto, del suo campo magnetico, dovrà essere schermato da queste particelle dovute all'attività del Sole. La sonda infatti attraverserà nell'eliosfera queste zone di vento solare e di tempeste solari. Per darvi un'idea appunto di che cosa vuol dire stare più vicini al Sole, come accadrà per Solar Orbiter, qui vedete appunto un tramonto visto dalla Terra e come sarebbe visto dal Solar Orbiter a un terzo della distanza Sole-Terra. Il diametro solare è tre volte maggiore, e la risoluzione quindi potrà essere aumentata, la risoluzione spaziale, grazie a questa maggiore vicinanza. Il Solar Orbiter ha diversi strumenti, semplicemente vi menziono il coronografo in luce visibile e ultravioletto, cioè l'emissione ultravioletta emessa dall'atomo più abbundante nell'universo e anche nella corona solare, ovvero l'idrogeno, e dagli elettroni. Il coronografo, come abbiamo detto, è un telescopio che crea un'eclisse artificiale bloccando la luce intensa del disco solare, qui rappresentato da questo cerchietto bianco, che viene bloccato da un occultatore, uno strumento, questo disco nero, e a diverse distanze ovviamente si osserveranno porzioni diverse della corona solare. Man mano appunto che ci si avvicina, in questo caso, o ci si allontana. Questo stesso effetto l'avranno di zoom e unzoom, lo avranno anche gli altri strumenti. Qui, per esempio, c'è lo High Resolution Imager, un telescopio che osserva nell'estremo ultravioletto 17 nanometri, emissione di lunghezza d'onda in questa banda spettrale. Mentre il suo campo di vista, quando sarà vicino alla sonda, si ridurrà ad alta risoluzione a una porzione del disco solare, quando la sonda si allontanerà, il campo di vista quasi includerà tutto il Sole. Qui riporto alcuni libri divulgativi che possono interessarvi e spero appunto che questa carrellata su ciò che vuol dire convivere con una stella, cioè il nostro Sole, vi abbia interessato. Grazie.